to the summer of love. Siamo già in retroscena. Siamo già, sei già in... Ciao! Ciao! Questo lo aggiungi. Prima inquadratura e inquadratura del tavolo per gli oggetti. Ok, sono un po' alto, ma vabbè, dimmi. Sai qual è il vero segreto della bellezza? No. Sedersi di fianco ad uno più brutto di te. Non sto parlando! grazie, saremo qui tutta la settimana. Posso iniziare? Vai. Ne sei sicura? Forza, sì. Non hai qualche altra parola di saggezza da trasmettere al nostro pubblico? No, niente. Ne sei proprio sicura? Vai. Perfetto. Salve, io sono JS, questa non è la mia solita intro, ma fa niente. E io sono Serena. Lei è Serena. Adesso siamo qua nel video sul... siamo sul video sugli acquisti del Lucca Comics, perché quest'anno c'è stato come ogni anno il Lucca Comics. Rimarrò scioccata. Probabilmente lei è qui per reagire, perché lei non ha visto niente, a parte due cose che ho spiegato su Instagram. Tra l'altro seguite me e lei su Instagram per news su foto e video. Tagga sotto. Sì, mi metto quelle etichettine fighe, okay. Tranquilla. Se mi ricordo di editare per bene questo video. Quindi... nota per me, non editare il video alle 3 del mattino, così so che potrò editarlo per bene. Io inizierei con il primo acquisto. Questo è uno dei primissimi acquisti che ho fatto in fiera. Ho comprato una cover per il mio telefono, Joker. Adesso vediamo se si vede bene. L'ho pagata una cosa come tipo 15 euro costata solo. E oggi Joseph diventerà povero. No, sono già stato povero. Un like uguale una persona povera. Oggi tra l'altro è lunedì 5, quindi Lucca Comics è finito ieri. Ieri mi sono fatto l'ultimo giorno di fiera. Ora passiamo al secondo acquisto, che è stato anche, tra l'altro, è l'unico regalo che ho fatto. E questo è un regalo. È una cover, la sapevo. Questa è una cover. No, vabbè, grazie mille, oddio. Sclero malissimo. Per fare... Sclero malissimo. No, più giù, così. Non, puoi anche non farlo così vicino. Sono così. Comunque. Grazie, dopo vado a metterla. È stato un macello farmi fare quella cover, perché l'avevano persa e me l'hanno rifatto sul momento. Dio, grazie. Figurati. Questo è l'unico regalo che ho fatto. Quindi io direi di passare prima di tutto alla cosa che ho portato, perché io ho portato più cose di cose. Quindi io vado a prendermi, vedrete andare e tornare. Cose di cose. Sclero! Perfetto, ecco qua. Questa sono regali. Regali? Regali, perché in fiera ti danno tante di quelle cose. Okay. In questo caso qua è uno zaino di zaini. Parte busta. Perché ogni posto dove compravo mi danno una busta, logicamente. Vabbè, sì. Quindi... zaino dell'Euronics, poi altro zaino dell'Euronics, perché ogni volta che acquisti ti danno lo zaino. Credo che avrei buste per un po'. No, assolutamente. Questo non c'entra perché me lo sono portato indietro. Io ho beccato, a Lucca c'era un negozio non ufficiale ma comunque autorizzato da Apple, quindi io laggiù ci sono andato a fare un giro, soprattutto perché cosa ho fatto? Ho dimenticato il caricatore per l'Apple Watch a casa. Nice. Quindi ecco voi. Lo zaino di MedStore, aspettate, si è intrecciato, più o meno. Lo zaino di MedStore, che è un centro autorizzato Apple a Lucca, e gentilissimi, tra l'altro facevano il concorso, che primo premio è un iPhone XS. Io ci ho partecipato, ma come sempre non vincerò mai niente. Secondo premio è un iPad, il terzo sono delle cuffie Bluetooth. Poi abbiamo altro zaino di MedStore, perché sono due volte a comprare. Questo ha vinto, wow. Poi, vi faccio vedere questa, che è la busta di Young Sheldon. Della Warner Bros, perché è una serie targata Warner Bros. Questa non si vedrà nel dettaglio. E ovviamente c'erano tutti gli stand di Lucca. Se compravi il merchandise Lucca, e se compravi se ti iscrivevi a una community di cinema e film e serie TV, ti davano queste borse qua. Perfetto. L'ultimo giorno che passavo lì davanti al loro stand, per caso, a parte il fatto che è un'altra busta, sì, le lanciavano. Cioè, essendo che era l'ultimo giorno, non le volevamo far fuori tutte, quindi ne hanno date tante, visto che ce n'erano di più serie. Io ne ho preso un po'. Wow, Arrow. Figo. Abbiamo Riverdale. Assolutamente, perché è un'altra delle mie serie TV preferite in assoluto. Qua abbiamo Flash.
No, sto male. Allora, dovete sapere che io sono sta in fissa con Flash e basta. Barry Allen, Barry Allen, se mi ascolti, io ti sto ancora aspettando. Ecco, è un altro diaro. E comunque, insieme a queste borse qua c'era un piccolo angolino che teneva delle spille. Le vedremo dopo. Quindi ogni zaino una spilla. È stato un macello. Vado a prendere la prossima roba. Mi alzerò 40.000 volte in questo video. Non contate la borsa della Feltrinelli che mi hanno sempre dato in pera. Qua dentro c'è tutto quello che ho comprato di vestiario. Io non sono tanto da comprare vestiti, di solito t-shirt. E poi mia madre mi fa: visto che tu usi tanti cappelli, comprati un cappello. Cappello di One Piece. Che figo! Posso provarlo? Assolutamente. Se vuoi puoi anche tenerlo per il video, se vuoi. Poi c'era uno stand che era, secondo me, uno dei venditori migliori della fiera, perché c'era una ragazza, a parte il fatto che era stragentile, aveva della roba bellissima che vendeva. In questo caso io ho comprato uno scaldacollo. Questo è uno scaldacollo fatto a mano. E queste sono le cose utili. Allora, poi vedremo le cose inutili. Tra l'altro, da lei ho comprato un'altra cosa che però non poteva darmi subito perché era una cosa personalizzata. Lei fa peluche. Gli ho mandato la foto del mio cane. Mi farà il peluche del mio cane. No. Vi lascio poi una foto del mio cane per chi non avesse Weekly. E vi giuro, stavo smattando quando ha detto ve li faccio anche personalizzare. Lui mi manda subito la foto su Facebook. Vi lascio anche il link in descrizione della sua pagina Facebook. Se avete qualche animale o qualche cosa, fatevi fare il peluche personalizzato, che ne vale la pena perché sono stracoccolosi. Se non, ve li fa anche di personaggi di film o fumetti. Poi, acquisto, questo l'ho preso come ricordo, ho preso la maglietta di Lucca Comics and Games 2018. Bella. Poi, altro acquisto, che io sono un patito di anime, però questo anime qua non lo conosco, io non lo conosco questo anime qua, però quando l'ho vista, io l'ho vista perché me l'ha fatta vedere mia madre, mi fa: guarda che bella quella lì, compratela. Io l'ho comprata senza sapere di che anime si tratti, però era strabella come maglia. Bella, sì. Io magari lo conosco anche sto anime, ma... inizia a guardarlo. Poi, questa è l'ultima maglietta, l'ultima cosa di vestire che non ho comprato, l'ho vinta. Perché per chi è stato Lucca Comics o chi ha saputo, c'era nella piazza dell'anfiteatro c'era il padiglione di Netflix con Narcos, che usciva questo mese, esce la nuova stagione di Narcos. E cosa hanno fatto? Hanno fatto la caccia al tesoro. In giro per Lucca devi trovare i Narcos, fotografarli e postarli su Instagram con l'hashtag spot the Narcos. Se ne trovi tre ti regalano la maglietta di Narcos Messico. Adesso è un po' tagliata, ma comunque... E questa qua me l'hanno regalata perché sono riuscito a trovarne tre. Ah, fortuna, perché ero ieri, che era domenica, io potevo stare solo 2 ore ancora in fiera ieri. Li ho beccati tutti e 2 di fila. Uno l'ho beccato che stava entrando in un negozio, l'ho fermato tantissimo. Faccio: oi, posso farti una foto? Sono riuscito a fare così, gliel'ho portata via di corsa, mi hanno dato la maglietta in più, mi hanno fotografato. Adesso vado a prendere la foto che non mi ricordo dove l'ho messa. Eccola! Perché mi hanno messo nella Wall of Honor. Quanto figo. Perfetto, dopo che abbiamo fatto il vestiario. Sembra tu sia appena stato carcerato. Vabbè. Questo è obbligatorio, porco schifo il tavolo. Ho comprato il caricabatterie dell'Apple Watch, perché l'avevo dimenticato a casa e non potevo stare 5 giorni senza caricare l'Apple Watch. 35 euro. E 90, no, 35 euro. Qua sono tutte spille, non ve le, mi ricordo vi lascio o delle foto o delle riprese a dettaglio delle spille, perché sono tante. Comunque qua ci sono quelle che mi regalavano con gli zaini, tipo qua Joker, Dr. Light, Aquaman, questo è tipo Robin. Beh, quelle sono parte, le ho comprate di mio. Un altro Dr. Light e Superman. Qua abbiamo delle spille di COD, 5 euro. Le spille di MP, come che chiamate, come detto, che le regalavano. La spilla della Nutella. Questa è mia. E poi ho preso quella di Totoro, perché Totoro, Totoro è la vita. Lui è fissato con le spille. Sì, spille ne ho proprio tante, perché mi hanno dato le cose... Tra spille e calamite non so quale sia peggio. No, più che calamite adesivi. Adesivi. Un altro acquisto nerdissimo. Qua è per nostalgici, ho comprato Pokémon Argento per il Game Boy Color, l'ho pagato 37 euro senza confezione, se no era sopra i 100 euro con la confezione.
Questa è la versione italiana, se la prendevo in inglese erano 10 euro, di, erano 10 euro in meno. Ma io lavoravo in italiano, ci tenevo ad avere l'italiano per 10 euro, ho voluto spendere. Questo è proprio il nostalgico, che sto recuperando tutti i vecchi giochi di Pokémon. Poi, qua abbiamo delle buste molto sospette. Top secret. Sì, beh, questa è mezza vuota. Vediamo questa qua che è. Queste ce le davano sempre lo stand di Narcos di Netflix, che era l'inizio della caccia al tesoro. Cioè, tu per sapere la caccia al tesoro dovevi entrare nello stand e ti davano il badge. Sì. Il badge con dietro il distintivo della Dea, l'unità antidroga. E poi logicamente ti davano un Deplian per parlarti della serie TV. E con al fondo la mappa di dove avresti potuto trovare il i Narcos da cercare. Come è andata a finire? Io l'ho dimenticata in hotel, praticamente sono andato proprio a caso a cercarli. Ed è stato divertente, è abbastanza, finché non smattavi perché non li trovavi, io ci tenevo ad avere la maglietta. Hai ancora altre cose? Assolutamente. Acquisto che tu non ti sospetteresti mai. Perché? Perché l'ho fatto alla Feltrinelli. Comprato no. un libro. Ho comprato un libro. Lui ha comprato un libro, io sono sconvolta. Questo è il titolo di il libro di Tito Faracina e Sio. No. Le entusiasmanti avventure di Max Middlestone e il suo cane alto 300 metri, ragazzi. Questo è veramente. Io volevo incontrare. Belli, intelligenti. Io volevo incontrare Sio per farmi autografare. Purtroppo non ce l'ho fatta e mi è dispiaciuto un sacco perché Sio c'era. Sio c'era, lo stand della Feltrinelli a autografare. So che il giorno che ho comprato il libro era ieri, domenica. Dovevo andare via e lui arrivava un'ora dopo che io ero andato via. Quindi, purtroppo. Lo vuoi un bicchiere di petrolio? Questo è un gadget che mi hanno regalato allo stand di Bandai, visto che gli ho lasciato la mia mail. Ogni tanto trovi sempre le fiere chi ti dice lasciami mail, ti do dei gadget. In questo caso c'era la Bandai che me lo chiedeva. Mi ha dato questo cartellino qua del nuovo gioco che deve uscire, Jump Force, che ovviamente abbia molti anime che si scontrano fra loro. In questo caso come copertina hanno Naruto, One Piece e Dragon Ball. Poi, dovete sapere che... Queste qua sono l'infanzia di tutti, se non l'avete mai visto fate schifo. Poi dovete sapere che io sono un fissato con i film e le serie TV. Quindi ho comprato la collezione in Blu-ray di Nightmare, tutti e 7 i film di Nightmare. E ho comprato It, collezione con il pop di Pennywise. No! Stava a 5 euro di sconto dallo stand di Euronics, al posto di 20 ho pagato 15, questo qua. Questo l'ho pagato da 20 a un altro stand, perché a uno stand che aveva solo Blu-ray. Forse è stato per me aver comprato Blu-ray grafica perché c'erano tutti quelli dello studio Ghibli. Però avevo soldi limitati. Questo non lo guarderò mai con te nella faccia tosta. Ma no, Nightmare non è così pauroso. No! Nightmare degli anni 80 è figo. È il personaggio di Freddy Krueger è qualcosa di fantastico. Io te l'ho visto, non faceva così paura. Era Se hai visto It, puoi vederti tranquillamente Nightmare. No, davvero. No. Se l'hai visto Ale. Ah, allora posso vederlo. Acquisto allo stand Blizzard. Io sono andato da Blizzard convinto che vendessero giochi o roba del genere. Non vedevano. Vedevano solo cose. Io l'ho comprato un pop di Zenyatta di Overwatch. No, non si chiama Zenyatta. Zenyatta. Non so come si pronuncia, raga, perdonatemi. Io gioco Overwatch, lo adoro, ma non so come si pronunciano i nomi. Dovete sapere che allora, prima di tutto vi parlo di... Ho comprato anche videogiochi, logicamente. Io quest'anno è stato per me l'anno in cui ho recuperato giochi per la Switch. Io sono fissato con la Switch e l'adoro perché adoro Nintendo e adoro il fatto che la sua console sia così bella. Ho comprato tre giochi. Adoro qualsiasi cosa che sia. Ho comprato Lego DC Super Villains, quindi il gioco sui super cattivi della DC. Poi ho comprato dalla Bandai il gioco di Advent of Time, quello l'ultimo uscito. I Pirati dell'Enchiridion. E poi il gioco che ho... Dell'Enchiridion. Il gioco che ho smattato di più per trovare, perché su 4 stand che ho girato non l'ho trovato, alla fine sono riuscito a prendere a prezzo pieno perché non l'ho trovato scontato. Ho comprato Dark Souls Remastered per Switch, raga, non potevo non comprarlo. Stava a 10 euro di sconto da Euronics, hanno finito il primo giorno. Non gliene arrivavano più, hanno finito non so quante copie, ma ne avevano, mi hanno detto che ne avevano tante. Poi, io sono anche uno che ogni tanto quando ci si mette non gli dispiace qualche gioco da tavolo. Molti mi hanno consigliato di comprarmi questo gioco qua, Sì, Oscuro Signore, un gioco da tavolo molto easy, mi hanno Cos'è? Detto. Non ne ho idea, l'ho comprato proprio alla cieca perché me l'hanno consigliato, mi sono fatto tirare dal nome Sì, Oscuro Signore. Ho preso il set rosso perché c'era anche il set verde.
Si gioca da 4-16 persone e la durata del gioco è più o meno sui 20-30 minuti, quindi boh, vedremo un po' com'è la situa. Poi, adesso vi racconto un aneddoto. Mia madre è una che di solito se riesce a evitare di farmi spendere soldi è la prima. Non so come mai, quando siamo stati a Lucca, era la prima che voleva spendere. Non lo so come mai, ma si è fatta tirare così. Ogni cosa che gli dicevo, mamma, guarda che carina questa cosa qua, me la comprava. Anche se io dicevo solo carina, non dicevo tipo bellissima, Super Mario, roba del genere. Ecco, passo davanti a 9:30 e dico, mamma, guarda che carino quel peluche. Sbam! Peluche di No, Snorlax. Snorlax. Oh, sto male. Io tipo, quando l'ho visto, Snorlax è il mio secondo Pokémon preferito tra tutte le generazioni. Il primo qual è? Charizard è sotto perché è figo, perché è un drago, io ho la fissa per i draghi, però Snorlax è quello che mi ricorda di più me stesso, quindi di solito quando nei giochi, Siamo di tutti un po' Snorlax. solito nei giochi quando trovo Snorlax è un compagno fisso nel mio team. Guardate, è bellissimo ed è cicciosissimo ed è la cosa più bella del mondo. Dovete sapere che per me questo è stato l'anno di Sio. Per me questo è stato l'anno di Sio perché girando in un padiglione ho visto una cosa che non potevo non comprarla. È un Cosa hai gioco. comprato? Ho comprato Super Cane Magic Zero Ma per perché? PC, pagato 30 euro perché era il gioco, più la t-shirt La t-shirt te la e accetto. la tazza. La tazza, le tazze sono bellissime. Carino. 30 euro per tutto quello e c'era solo per PC perché sulle altre console uscirà a breve. Mi hanno detto entro la fine dell'anno uscirà. Mi hanno detto, quindi su Switch sarà anche mia. Comunque, raga, già subito il nome Super Cane Magic Zero della Hai vita. Io. finito, vero? Cosa? Con gli acquisti? No. Sì. Perfetto. Come è già successo? Come vi parlavo con Snorlax, passando in uno stand dico una cosa che è carina a mia madre. Lei subito, se la vuoi, te la compro. Me l'ha comprata. Mi ha comprato il catamarano in legno assemblabile. Io adoro costruire le cose, io veramente sono in fissa io per costruire, montare, fare qualsiasi cosa. C'era un sacco di costruzioni, io mi sono fatto tirare dal catamarano, mi ha comprato il catamarano. Se no c'erano cose ancora più grandi, più costose, questo è stato sui 36-40 euro. C'era tipo il treno che erano 120 euro, una cosa del Ah, genere. che Però era bellissimo, bellissimo, che perché sono tutti tipo con l'elastico, che tu li puoi attivare, fanno le cose con l'elastico. C'era tipo il treno che andava avanti con l'elastico. Poi ero sempre da buonissimo Bandai. Io sempre mentre compilavo quel questionario lì mi hanno chiesto: dimmi due, scrivi, dici due marchi o giochi che ti piacciono particolarmente. Io ho messo One Piece perché i giochi da One Piece sono sotto Bandai, e poi ho messo Dark Souls. E una ragazza mi fa: ah, hai messo Dark Souls? Guarda, abbiamo questo gadget speciale solo per Luca. Se lo vuoi, comprato lo zainetto di Dark Souls. Però è bellissima. Sì, con scritto Praise the Sun. Chi ha visto, segue Dark Souls sa cosa vuol dire. Te lo farò vedere perché non sai benissimo. Però comunque questo è venuto, niente, questo è venuto 30 euro. Però devo dire che ne è valsa la pena perché è uno zainetto strafigo. Logico, non potete portarci grandi cose. Va bene per andare in giro se dovete portarvi il cambio, roba del genere dietro. Logicamente se andate in vacanza non è proprio l'ideale, a meno che non lo portate per portarvi dietro la roba in vacanza. Dice perfetta. Usa lo zainetto di danza. No, Questo è il mio MacBook, adesso capirete perché. io non capisco perché. Perfetto. Allora, come vedete c'era uno store autorizzato Apple, ma non era di Apple, no? Quindi aveva un sacco di gadgettini carini. Sì. C'era una cosa che era strafiga. Sono adesivi per i MacBook da mettere sopra. Io ho comprato questo qua che è un alieno da mettere sopra la mela, così lì si illuminano gli occhi all'alieno. Qua ho poster. Cominciamo con, sempre da Bandai, perché Bandai ti voglio bene. Messo sempre Dark Souls lì come nel questionario che mi hanno chiesto, mi fanno, guarda, visto che hai messo Dark Souls, c'è un gadget segreto solo per chi sceglie Dark Souls. Mi hanno dato il poster di Dark Souls Remastered. E io tipo ero, wow, grazie, vi voglio tanto bene. Però era un mezzo gadget segreto perché te lo regalavano anche se tu compravi qualcosa a tema della Souls. Quindi ho comprato lo zaino e mi hanno dato un altro posto identico. Quindi ne ho due. Perfetti.
Questo è stato un acquisto più di mia madre che mio, però mi piaceva un botto, l'abbiamo deciso insieme di comprarlo. È un più che un poster, è proprio una stampa in sé, fatta da una disegnatrice. Se riesco a tirarla fuori, posso. Le disegnatrici hanno tutta la mia stima, io disegno gli omini stilizzati, quindi... Che bello! Adesso è tutto rovinato, ma... È un drago, questo qua lo vogliamo incorniciare per metterlo in casa. Ma si toglieranno le pieghe? Pochettino sì, se ne mettiamo qualcosa sopra e passiamo un po' leggermente il ferro da stiro, un pochettino sì. Logicamente non sarà mai come c'era da fare. Solo che essendo che girare in fiera, per chi lo sa, per chi è andato a Lucca e compra i poster, è un macello fare in modo che rimangano un minimo integri. Infatti il prossimo è ridotto uno schifo. Questo lo regalavano. Era lo stand della Hasbro. Per chi non lo sa, Hasbro fa i giocattoli. E visto che uno dei brand che va in collaborazione con Hasbro è Transformers, sta per uscire il film di Bumblebee, mi hanno dato il poster di Bumblebee. Marino. Ed è bellissimo, raga. E questo qua lo regalavano. Cioè tu passavi lì e te lo prendevi come un depliante, un po' rovinato. Come ho già detto, non si può pretendere di far venire tante cose bene, cioè i poster, i depliant, quella roba lì si stropiccia tantissimo. Questo l'ho preso da un artista di strada a 15 euro, è un poster di Joker fatto a mano con la bomboletta spray. Io sono fissato con Joker, mia madre è fissata con Joker, non so come mai mia madre è fissata con Joker, ma va bene. E comunque Joker è figo, ci sta. E comunque questo me l'ha regalato mia madre. Allora, borsa di Bandai vuota, fine. Questi erano un'agenzia che fa, si chiama Education First, fanno viaggi studio, fanno anni all'estero, scuola all'estero, alternanza scuola-lavoro e cose del genere. E ovviamente io li ho lasciati i miei dati perché un minimo sono interessato all'estero comunque a imparare l'inglese, allora mi hanno lasciato un po' di cataloghi e visto che erano in collaborazione con la Illumination mi hanno dato questo del Grinch, che sta per uscire il cartone animato del Grinch. Bello. Me ne hanno dati 2 o 3. Più lo zainetto, logicamente. Stessa storia di Snorlax. Ho visto questa cosa e dico, mamma, guarda che figo quello. E questa volta non mi ha neanche chiesto lo vuoi. Me l'ha comprato direttamente. È andata lì e me l'ha comprato. No, che bello. È bellissimo. Questo è un salvadanaio a forma di testa di drago. Non so, le monete si ficcano dentro il cranio, nella nuca, ma comunque è una cosa bellissima, raga. E mia madre è fissata anche lei con i draghi, figuriamoci, quindi... Prima di tutto è una scatola, quindi andrà poi aperta. Ok. L'apriamo con questo. Se mettilo da parte perché ho bisogno... Ditemi voi, se è normale aprire scatole con questo? No, perché a me non sembra. Sta trascinando, io ho paura. È un cadavere, tranquilla. Sposta il tavolo. Non ci credo. No, sei serio? Ma è enorme. Questo, ragazzi, non si vede benissimo. È un macello, lo so. Ma questo è il Samsung QLED Gaming Monitor. È un 32 noni. Questo qua è una cosa mostruosa, veramente. Stava a una cosa come 600 e plus euro di sconto rispetto al prezzo originale, 1500. L'ho pagato 879. Non è che l'ho pagato io, questo è il regalo di compleanno di mia madre, perché sa che io sono fissato con i monitor. Ha visto questo gigantesco, me l'ha voluto prendere. La cosa positiva è che in omaggio mi davano anche un SSD da 256 giga. Posso mettergli, farci i miei cinti con questo? Va bene. Quindi, ragazzi, ora andremo con l'operazione chirurgica. Allora, finita abbastanza? Non ci vedo. Ok, vai. No, devi fare sempre del lato di lì. Con questo lo tagliando. Assolutamente, dai, magari lo taglio. No, ce la fai. Non ce la faccio. Avete paura, se vuoi farlo tu. No, devo fare tutto il giro, però. Sì. Sì, aspetta. Mi fai a organizzare questa cosa? Io ho paura. Sai quando vai a fare gli amici di una vita? Vai. Ah, signore. Questa è la base.
questa è la mia faccia, questa è la base. È mostro. Io non so cosa pensare. Aspetta, la spostiamo così. Sì, questo serve, aspetta, la base, ce la appoggiarci per fare cosa. Questo è il plate per coprire dietro i cavi. Quanto si pesa? Questo, porco schifo, questo è il braccio che tiene il monitor attaccato alla base. È pesante, è pesa. Questo è un qualcosa, non so bene cosa serva. Solo su Hyper Gamer questa, ragazzi. Tieni, puoi guardare, vuoi? Il reformer usa un macello. Non lo puoi, non lo puoi. Qua abbiamo, probabilmente, la cavetteria. Perfetto. No, no, qua c'è una... Ah, la tacco pesa. Eh sì, la cavetteria. Questa è la cavetteria. Tieni, tieni, tieni. Questo è l'adesivo da attaccarci qui dietro. È enorme. Ma tu... Sono sti cose per le termine, ma pesano più tardi, però. Signore, sono su Hyper Gamer, sto facendo un momento da 1500 euro per tirarlo fuori. Aspetta, aspetta. Con quale fisica tu sei riuscito a portare a casa questa roba? È stata ci ti giuro, non so come ho fatto a non bestemmiare portando. L'ho portato tutto io solo, per tipo, una cosa come 3 chilometri. Allora, dice, adesso mi dà. Ok, sulla cartone, sulla cartone. Tutto, 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 via. Ah, proprio tolgo. Esatto, poi. Signori. Signori, questa cosa è bellissima. Enorme, non ci sta. Spiccio da dietro, ma guarda che spettacolo! Qui dietro il paradiso. Io ho paura di saltarci. Devi prendere la roba che ho già prima, tipo la base e la cosa. Aspetta di prendere cose varie. Bellissimo, raga, non puoi capire. Sono felice con questa roba, editare i video o anche giocare, sarà qualcosa bellissimo. Tutto perché ha due HDMI, una DisplayPort e una mini DisplayPort. Grazie, aspetta un attimo. Queste cose sono enormi. Raga, più la connettività USB, questo aggiunge due prese USB al vostro Ambaradan. Non so. Sì. Puoi dirlo, se vuoi, in video. Io sono insufficiente, è vero sempre che ha la stessa forma dell'apparato di fare femminile. Non so qual è ancora se no. No, all'interno, all'interno. Andiamo. Sì, sì, sei proprio lasciato proprio dentro l'organo. Ah. Io non sono andato a vedere da quella parte dell'organo. Sì, ma io lo sto, io la... Sì, devi decisamente andare a cacciare la testa di dentro proprio. Ma poi ci sono dei... Sono un cacciavite. Allora, non è cacciavite. È bellissimo. Fai trovare i piedi. No, 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 tutto questo. È buono, è regalo, mi piace. È figo, ci posso editare i video, ci sono questa roba. Abbiamo 3 minuti. Yeah. Questa non è un'operazione chirurgica, raga. Secondo me ho dimenticato un pezzo. Non è che mi ha detto prima questo? Ma quello dopo, però secondo me ho dimenticato. Mi ha tirato un pezzino di plastica circolare prima. Sì. Ecco. Non è per coprire dietro per fare l'effetto più figo. Però la domanda è, si mette prima o dopo la messa? Ma è la funzione di questo robo. Dopo ci spiego. Vabbè, questo... No, no, questo lo fatto, questo non l'ho mettato dietro, non vado a vedere il monitor, sarà contro una palla, quindi... Anzi, magari se poi riesco, lo tappo prima, non lo so. La base è bellissima, guarda la metti, guarda la metti, usando. So che è tipo Space Gray al posto di... Non vedo chiaro. Questo posso buttarlo? Sì, non posso buttarlo, non posso buttarlo. Dove posizionerai questa? No. Ah, ma le istruzioni dicevano di evitare tutto prima di togliere dallo scatolone. Dovrebbe caricare. Ah, ora capisco. Signori. Cioè, ha una maestosità enorme. Aspetta. Signori, questo è il Samsung QLED Gaming Monitor. Ogni volta mi fa sentire sempre povera. L'iPhone te lo passo più, quindi. Perfetto. Raga, quindi questi erano tutti gli acquisti più regali fatti e ricevuti del Lucca Comics 2018. Purtroppo non ho vloggato perché volevo godermi questi giorni da tranquillo. Come ultima cosa metteremo l'adesivo sopra la sopra il Mac. Questo no, lo farà no, lei. No, 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 non lo faccio io rompo tutto. Io ho la finezza di un cavallo, va bene? C'è un cavallo? C'è un cavallo. È una citazione da una poop del buon Knuckles. Ragazzi, seguite Knuckles, è un grande. Ragazzi, come lo posizioniamo? Così lo posso. Questo detto così. C'è un tavolo. Merdice. Come lo aspetta. Sì, è vero. Volevo dare se ci sono istruzioni. Non riesco a staccare, non voglio danni. Sì. Allora, cosa bisogna fare? Non sto allora, prepara la superficie prima di attaccare il MacBook. Fatto. Wow! Non è che l'ho fatto quando c'è il monitor sopra. Applica il transfer film allo speaker. Credo sia questo qua, il transfer film. Sì, è questo. Il Devolbomb.
Saranno 10 euro perché non c'è. Io lo so già. Quindi una volta con gli così e il ancora. Ok, sempre però devi sfidare questo piano piano come te lo dico. Okay. Vai. Aspetta. Vai. Quando vedi che spinge. Ok. Vai. Perfetto, vai di brutto adesso. Sarà tutto. E voilà. Appoggio lo sticker. Ok. Questo è l'unica cosa che posso permettere. Il no, non è così che va. Allora. Ora, pressa il film con una passata regolare con le mani o con una spatola. Non sta venendo via la Ginevra. L'ho fatta. Molto, l'ho messo un filino solo, ma ci può ancora stare. Ma bello! Adesso vediamo quando lo accendo. Quando te lo dico premi questo tasto. Ok. Vai. Non si nota, un attimo. Aia, porco. Nota? Sì. Guarda, si nota già un po' di più. Un finino si nota. Ho fatto tutto il giro. Sta uccidendo. Ora si vede. Ed è figo. Aspetta che non è vero. Sì, è figo. È tanto figo. Signori, questo è stato il video più faticoso che abbia mai fatto. Fatto tante di ste cose che devo dire che... Però è andata bene. Serena, allora cosa ne pensi di tutto quello che... Che io sono basita. Cioè, quante cose hai comprato? Più che altro, come è riuscito ad arrivare fin qua? No, ho lasciato il cane a Luca. No, non è vero. Non prima lo farei mi ha aggredito, quindi non penso. Che dice che non è un pilone? Ora mi fanno complessi. Ho fame. Io no, però mi brontolo la pancia. Allora ha fame. Signore, io vi ringrazio, vi invito a passare nel link in descrizione per il suo profilo Instagram, il mio profilo Instagram, mi raccomando anche la pagina Facebook. Trovate il link anche dei vari prodotti, se mi ricorderò di mettere, trovate il link o da Amazon o dai rivenditori diretti. Tipo, non credo troverete questo perché non credo si possa trovare facilmente negli altri store. Credo che non vedessero solo in negozio perché non mi... ho buttato un occhio sul loro sito e non mi sembra di averlo visto. Quello che non troverò sul rivenditore ufficiale verrà da Amazon, tanto in generale trovate il link. Io vi ringrazio. Vi ringrazio per aver visto il video. Iscrivetevi e lasciate like per nuovi video. Da JS è tutto. Ciao a tutti. Ciao.